Un cordiale saluto da Maurizio Loragno. In questo momento da Bitonto si trova in trasferta a Bari, nella splendida cornice del Fortino Sant'Antonio, e siamo con la nostra concittadina Antonella Resta. Buonasera, ciao Maurizio. In questa splendida cornice, dicevo, c'è la personale di Antonella, fatta di meravigliose fotografie che ritraggono personaggi famosi e non musicisti. Ci spieghi un po' da dove è nata questa idea? Da dove è nata? Vabbè, dall'amore per la musica. Infatti sono anche la batteria. La mostra è dedicata a mio nonno, che si è salvato in guerra grazie alla musica, perché sapeva suonare la tromba. Quindi gli dovevo in qual modo qualcosa, e quindi gli ho riconosciuto questo suo gesto in questo modo. Sono ritratti di personaggi famosi, però ho prediletto anche musicisti pugliesi, perché porterò la mostra in giro e quindi vorrei che anche loro abbiano la stessa visibilità, perché il sud è una realtà difficile, diciamolo, anche per noi fotografi. E che altro? Il fatto che parecchi degli artisti fotografati siano batteristi ha a che vedere con la tua passione? Certo, allora. Sì. Ho sempre l'attenzione verso di loro, verso i batteristi, anche perché sono sempre in un'angolatura in cui sono nascosti, e quindi io vado e cerco di far vedere ciò che gli spettatori non vedono, perché il batterista è quasi sempre nascosto, diciamo. L'idea, da quanto mi è parso di capire, è come trasmettere la musica attraverso le fotografie. Ho capito bene? La musica e la fotografia hanno lo stesso linguaggio, è un linguaggio universale. Io non posso descrivervi queste foto, ognuna parla da sola. La tua preferita di questa mostra? Bella domanda. È la foto della tromba, perché mi ricorda appunto mio nonno, in cui ritratto Fabrizio Bosso, sono le mani e la tromba di Fabrizio Bosso. Ultima domanda, perché una bitontina è qui nel Fortino Sant'Antonio a Bari? È una cornice diversa. Bitonto non offriva forse ciò che offre Bari, tutto qui, però la porterò anche nel mio paese, senz'altro. Benissimo, noi ti facciamo i migliori auguri. Grazie. Ci dici cosa succede in questo momento? In questo momento c'è il mio mito come ospite alla mia personale, ed è Simone Cecchetti, più grande fotografo di musica live, e lui ci darà tantissimi consigli, tantissimi segreti per stare sotto il palco, ma non solo a livello fotografico, a livello di postura, di movenze, rapporto col giornale, rapporto col musicista, e come curare le copertine dei musicisti, insomma un quadro totale del rapporto tra musica e fotografia. Te lo rubiamo un attimo prima del workshop. Va bene, ok. Ok, noi ti facciamo i migliori auguri, naturalmente. Grazie. Il da Bitonto sarà sempre disponibile a seguirti, a Bitonto e anche fuori. Grazie. Nell'ambito della mostra Music Life di Antonella Resta, oggi si terrà un workshop a cura del maestro, anzi, come l'ha definito Antonella stessa, il mito Simone Cecchetti. Musica e fotografia, siamo nell'ambito quasi di una sinestesia dei sensi. Come si può fare per fotografare la musica? C'è un segreto? Innanzitutto ti deve piacere la musica. Che capita spesso che vado sotto palco e trovo persone che magari non ascoltano la musica, perché esistono persone che non ascoltano la musica, cioè sembra assurdo, però esistono, e quindi comunque fotografare una cosa che non conosci, che non ti piace e che lo fai semplicemente perché o fa figo, perché comunque per una serie di motivi, chiaramente non può darti dei risultati, comunque almeno, come si dice a Roma, de covere, insomma. Ci deve essere una compenetrazione spirituale. Certo, sì, no, ma credo che sia anche a livello tecnico importante, nel senso, se tu conosci un artista o comunque sai che musica fa, è chiaro che se tu vai lì e pensi di fotografare un concerto jazz invece è un concerto death metal, insomma, credo che comunque siano anche dei anche a livello tecnico, anche di preparazione, sapere dei momenti quando c'è un assolo di chitarra, quando c'è, comunque se tu conosci la musica sai un pochino prima determinate cose. Tu preferisci fotografare rock, più o meno?
No, io la musica in generale, chiaramente uno deve fare anche delle scelte, i concerti jazz ce ne stanno tutti i giorni e quindi diventa di fare anche delle scelte, però io faccio qualsiasi cosa, che sia migliore. Ed è facile o difficile più che altro esprimere l'energia che sul palco magari promanano gli artisti. Ma quello credo che la cosa più importante secondo me poi alla fine è che l'artista sia riconoscibile. Quindi è chiaro che comunque fare delle cose che siano. Cioè tu devi dare comunque l'idea, cioè vedi Bonovox, ok Bonovox, cioè non è di essere una cosa che chiaramente puoi anche usare, essere un po' più artista, però devi dare comunque quella sensazione. Quando uno dice fotografi la musica è proprio questo, cioè comunque rappresenti quello che è quel genere. È chiaro che se tu fai un concerto metal e non dai comunque il senso di dinamicità a una serie di elementi, chiaramente non è la stessa cosa. E questo rapporto di identità, tu dicevi che bisogna rappresentare l'identità di chi fotografi, e chi fotografa il proprio io no, dove lo mette? No, l'importante è che tu sia riconoscibile, cioè tu quando comunque senti un concerto di Eric Clapton, lui può fare reggae o blues, comunque è Eric Clapton, quindi comunque la carta vincente è questa, cioè avere uno stile riconoscibile e rappresentare al meglio quello che stai fotografando, perché quello è un cliente comunque a prescindere, e tu comunque devi essere riconoscibile, perché poi è lì che cambia, quella è la differenza tra fotografia e una tua, è semplicemente quello. Siamo tutti quanti lì sotto palco, facciamo tutte le stesse foto allo stesso concerto, allo stesso artista, però c'è una delle differenze da uno all'altro, perché ognuno ha un suo stile. Poi se il tuo stile è riconoscibile, a quel punto hai vinto. E quanto il mercato oggi è in grado di valutare la qualità di chi fotografa? Beh, dipende, cioè, chiaramente una volta era diverso, chiaramente una volta, ma come tutte le cose, comunque con l'avvento del digitale c'è stato comunque una ricerca, il mercato si è ampliato tantissimo, quindi se prima aveva dei costi fare una cosa del genere, quindi i costi di stampa, di produzione non sono mai dovuti, adesso è tutto molto più semplice. Però ecco, insomma, se sei un artista di livello, comunque sei riconoscibile e vogliono te perché vogliono quel tipo di fotografia, chiaramente hai mercato e lavori. Questa passione da dove è nata? Quando è nata in te? Ma io penso con tutte le cose anche per caso. Cioè facevo le foto, io suonavo, quindi comunque chitarra, basso, comunque scrivo delle canzoni, eccetera. Ho pensato che dovevi fare una scelta, era troppo complicato determinate cose, ho detto per stare più vicino al palco o fai il fonico o fai il fotografo o suoni, quindi diciamo che è stata un'esigenza per non abbandonare tutto questo, per magari un giorno per dare un senso a un'espressione artistica che sentivi dentro di te. Sì, no, poi comunque è un discorso creativo, la fotografia è come comunque scrivere un racconto, dipingere un quadro, fare una scultura. Quello, l'importante. Poi comunque se uno è creativo dentro, alla fine è creativo sempre in tutto. Va bene, ringraziamo il mito di Antonella Resta. Simone Cercatti, buona lezione. Poi adesso non fate in tempo, però insomma, ne vale la pena. Grazie. Thank you.